Qualcuno comincia a pensare che si produce a Torino il farmaco ideale contro la zona consumata allo stato puro. Il Foggia infatti perde in campionato per due volte e in entrambe le occasioni contro squadre torinesi. Prima la Juve, poi il Toro. Il nostro tabellino in immagini comincia con la rete di Policano, che scaturisce da un tiro scoccato da posizione pressoché impossibile. Senza scomodare Mortensen e le schegge del passato, vale la pena rimarcare l'esecuzione di collo esterno sinistro a rientrare e la partenza ritardata nel tentativo di parata di Mancini. Successivamente un intervento dello stesso portiere pugliese su Martin Vasquez a originare il calcio di rigore. Le proteste dei rossoneri sono vivaci ma inutili e Scifo si incarica di realizzare dal dischetto il terzo gol personale in campionato, 2-0. Quindi è il Foggia a sua volta a ottenere il penalty per un intervento in area di Mussi su Baiano. Il tiro è dello stesso Baiano, ma Marcheggiani risponde così. Nella ripresa, nel mazzo di una serie di innumerevoli palle gol, il Torino pesca il 3-0 su corner di Policano e colpo di testa di Lentini. Nel finale, Baiano si riscatta e regala ai pugliesi la meritata segnatura che accorcia le distanze, 3-1. In sede di commento, si può affermare che il Torino ha offerto una campionatura completa degli antidoti possibili contro le difese in linea. Non sono casuali le pagelle da primi della classe di Lentini, Policano, Martin Vasquez e Scifo, tutti specialisti negli 1-2 rapidi e nei capovolgimenti di fronte. La squadra di Mondonico ha giocato come se fosse in trasferta, e cioè contro un avversario aperto e sbilanciato in avanti, proiettando esemplarmente a turno i suoi incursori nell'area rossonera. Pensate, per 8 volte i Granata si sono trovati soli davanti a Mancini, versione non sparate sul pianista. Sullo sconfinato tavoliere delle Puglie è ulteriormente cresciuta l'intesa fra Scifo, che evidentemente accaviglia a prova di torture islandesi, e Martin Vasquez, che ricomincia a toreare come a Madrid. E passiamo al Foggia, protagonista di una partita a metà strada fra le Folies Bergère e il Karakiri. Coerenti fino al 90° minuto con la filosofia spregiudicata di Zeman, i pugliesi hanno occupato sistematicamente la metà campo avversaria, stimolando due considerazioni opposte. Impressionanti in quanto a velocità e affiatamento, sconcertanti in quanto a fragilità e perforabilità difensiva, nonostante le uscite prodigio del portiere Mancini. Ascoltiamo ora le interviste realizzate da Federico Calcagno. Allora Lentini, una buona prova, un gol davanti agli occhi di vicini? Direi che meglio non poteva andare. Abbiamo vinto una partita importantissima contro una buonissima squadra, per di più ho fatto gol, quindi devo dire che sono proprio veramente soddisfatto. E per quanto riguarda le tue prospettive personali in chiave azzurra? Sicuramente, oggi stavo abbastanza bene, spero di andare in nazionale e sentirmi veramente bene, perché è una partita che ci tengo davvero tanto a disputarla, ecco, quindi cerco di essere disponibile per sabato prossimo. Come Mondonico soddisfatto, è arrivata la prima vittoria in casa per il Torino? Soddisfatto lo ero già da moltissimo tempo, perché al di là di tutto penso che il Torino stia facendo un ottimo campionato. Oggi è stata un'ottima gara anche grazie al Foggia, che è venuto a metterla esclusivamente sul piano del calcio, e penso che sia le gare che piacciono di più a noi allenatori e che piacciono di più a noi squadra torinese.